Anche Palermo ha una sua stella del pugilato, Benny Cannata, 34 anni, che insegue un sogno. Sì, quello di diventare campione italiano dei pesi medio massimi, categoria 81 kg. L'8 novembre tu sfiderai al Teatro Golden Yassin Abaki. Questo che sto per affrontare è il sesto match. Me ne servono 7 per essere eleggibile come sfidante ufficiale a titolo italiano. Naturalmente chiudendo il sesto e il settimo, facendolo con successo, quindi vincendo il sesto e il settimo, mi ritroverei fra il secondo e il terzo posto. Io sono già quinto in classifica italiana, quindi potrei facilmente diventare sfidante ufficiale. Cosa ti preoccupa di più del match che andrai ad affrontare? Questo è il primo match che sto per affrontare nella distanza delle 8 riprese, considerando che io una volta sola sono arrivato alla stessa ripresa. Mi sono preparato il meglio che potevo, ho lavorato sulla lunga distanza, facendo un lavoro psicologico, cercando di sciupare il meno possibile nella durata di tutte le riprese. Quindi mi aspetto un match un po' più blando ripresa per ripresa, ma un match duro, in quanto il mio avversario è un avversario che ha già fatto le 8 riprese e che ha già fatto anche con campioni italiani. In ambito pugilistico ti chiamano The Destroyer, perché? Sì, perché mi reputo un pugile abbastanza generoso nel ring. Generoso significa quel pugile che dà a prescindere se sta vincendo o sta perdendo, quel pugile che dà sempre, quindi a volte si finisce o col distruggere o con l'essere distrutto. E tu cosa dai sul ring? Il cuore, il massimo. Cosa vuol dire costruire un sogno prendendo pugni? Significa crederci ogni giorno, ogni istante della tua vita, ogni goccia di sudore. Ogni mattina che ti alzi, ogni pomeriggio che vai a letto con il pensiero di recuperare le forze per dare sempre di più allenamento per allenamento. Questo è quello che mi spinge a dare sempre di più ogni giorno. Nell'immaginario collettivo il pugile per eccellenza è il grande Rocky Balboa, che iniziava la sua giornata con 2 uova crude e una lunga corsa. La tua come inizia? No, la mia idea comincia molto più leggera. Intanto io mi alzo e la mia colazione è la corsa di prima mattina. No, faccio un'alimentazione abbastanza corretta, non molto proteica come si vede nei film, però equilibrata in tutte le sue parti, tra carboidrati, alimentazione, proteine, più equilibrata, più mediterranea. Hai un gesto scaramantico, un rituale portafortuna che segui prima di salire sul ring? Sì, assolutissimamente sì. Ci richiediamo sempre 5 minuti io con il mio allenatore, dove che ci richiudiamo in concentrazione assoluta, io e lui, da solo. E quali pensieri affollano la tua mente in quel momento? Più che altro non è quali pensieri affollano, ma quali pensieri togliere. Liberare la mente, raccogliere concentrazione, forze, spiritualità soprattutto, e stare sempre con i piedi per terra e renderci conto che siamo lì per quello. Siamo lì perché stiamo per fare il nostro lavoro, quello per cui ci siamo preparati, per cui abbiamo faticato tanto. Tu sei un esempio anche per tanti ragazzini che frequentano questa palestra e vorrebbero intraprendere questa carriera. Cosa gli consigli? Gli consiglio di non mollare mai, perché spesso la vita ti porta ad affrontare momenti dove tutto ti va, tranne andare a sudare in palestra, tranne rincorrere quel sogno che a volte ti porta ad affrontare problemi dove che te lo ritrovi sempre più lontano. Questo obiettivo, che possono essere campionati italiani per i piccolini, che possono essere tornei, che possono essere passaggi nei professionisti, a volte si allontanano questi obiettivi, si allontanano perché lo stress quotidiano. Io dico sempre che comunque bisogna allenarsi per combattere la vita di tutti i giorni, questo è fondamentale. Allora, appuntamento al Teatro Golden. Ci vediamo tutti novembre. Al Teatro Golden l'8 novembre, inizio gara alle ore 18, match clou, quindi il mio contro Abaki alle ore 21. In bocca al lupo, che vinca il migliore. Crepi.